Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, innanzitutto mi scuso con voi se non sono stata molto presente qui sul canale, però perché adesso un po' meno, avevo tante cose da fare. Come alcuni di voi sanno, il prossimo fine settimana parto, vado in Polonia a trovare i miei nonni con il mio fidanzato. Avevo un botto di cose da fare. Poi, se c'è qualcuno in ascolto dalla Puglia, saprà benissimo che qui sta facendo proprio un caldo infernale, infernale, cioè stiamo toccando i 40 gradi, raga, fa veramente caldo, caldo, proprio caldo. E quindi molto spesso anche la cosa più banale diventa la cosa più difficile da fare. Ti svegli la mattina, cioè da quando ti svegli la mattina fin quando vai a letto la sera sei perennemente fiacco, perennemente stanco, senza forze, anche se non fai praticamente niente per tutto il giorno. Per cui è una situazione veramente. Poi io il caldo non è che. Non mi piace molto, ecco. Però vabbè. Oggi avevo un po' di tempo libero così e ho cominciato a pensare al fatto che ormai è da tantissimo tempo che non porto qui sul mio canale un video riguardante il paranormale. Infatti, tanti di voi mi chiedevano, Sara, ma li porterai ancora? Ovviamente, ovviamente, il mio canale nasce sia per parlare di Inter che di paranormale, che poi sono le due cose che mi interessano maggiormente, il calcio e tutti quei fatti misteriosi a cui ancora oggi non si sono date delle spiegazioni concrete e valide. E mi è venuta subito in mente una storia che mi è stata raccontata proprio l'altro giorno da una persona a me cara. Vi dico innanzitutto che questa persona assolutamente non avrebbe e non ha motivo di mentire, non ha mai mentito, si tratta comunque di una persona adulta che io conosco benissimo. Per cui non avrebbe nessunissimo motivo di mentire o di raccontare frottole, nulla. Voglio raccontarvi questa storia perché voglio sapere un po' da voi cosa ne pensate anche riguardo alla vita oltre la morte. Cosa c'è dopo la morte? A cosa va incontro una persona nel momento in cui muore? È un argomento che molto spesso preoccupa, cioè a volte quando comincio a parlare con una persona di questi argomenti, subito, no, vedi l'ansia nelle persone e invece comunque è un argomento che a me sotto certi aspetti interessa, perché quando perdiamo una persona, a me fa comunque piacere pensare che questa persona vive. Magari non qui, però vive in un'altra parte o mi è comunque accanto. Mi fa piacere pensare che c'è qualcosa realmente, che non finisce tutto quando questa persona abbandona questo mondo. E quindi a me queste storie affascinano tantissimo. E la storia che sto per raccontarvi parla proprio di questo. È veramente inquietante quello che vi sto per raccontare e anche molto misterioso. Quindi direi di non perderci in chiacchiere e di cominciare. La storia che sto per raccontarvi ha come protagoniste due sorelle, due signore. Allora, dovete sapere che loro erano molto interessate a conoscere, a sapere cosa le avrebbe attese dopo la morte. Diciamo che è un qualcosa che tanti di noi vorrebbero sapere, vorrebbero, no, conoscere, per giungere in un certo senso preparati a quel momento, corna, però comunque è una cosa che si chiedono in tanti. E loro in pratica molto spesso facevano anche la tavoletta Ouija e chiedevano agli spiriti con cui si mettevano in contatto cosa c'è dopo la morte, dove andate nel momento in cui morite, se esiste il paradiso, l'inferno e tutte quelle robe dantesche e tutto quanto. Proprio perché erano tantissimo interessate, erano veramente tanto tanto interessate. Un giorno decisero di stringere un patto. La prima di loro due che sarebbe andata incontro alla morte, doveva andare poi successivamente dall'altra, quindi dalla sorella rimasta ancora in vita, a raccontare tutto quello che c'è dopo la morte. Per cui strinsero questo patto. Effettivamente fu così, una di loro morì e l'altra rimase in vita. Ad un certo punto, una notte, questa signora che ancora era rimasta in vita fece un sogno in cui appunto alla sorella defunta le raccontava tutto quello che voleva sapere, tutto quello che in vita si erano promesse, per cui le raccontò tutto ciò che c'è realmente dopo la morte. Però le fece un avviso, le disse: io ti sto raccontando tutto questo perché in vita abbiamo fatto un patto e io sono riuscita a venire in sogno e a dirti tutto quello che tu vuoi sapere.
ma tu non devi proferire parola con nessuno, non lo devi dire a nessuno, altrimenti morirai anche tu. Allora, questa signora comunque si svegliò tutto quanto e decise di non raccontare niente a nessuno. Poco tempo dopo però, a casa sua arrivò un'amica, penso un'amica comunque fidata, no? E niente, questa qui comincia a dire, ho sognato mia sorella, abbiamo, vabbè, si sapeva, no, tra amici che avevano stretto questo patto, così colà. È venuta mia sorella in sogno e mi ha detto tutto quello che volevo sapere, tutto quello che c'è da sapere. Però mi ha detto che non lo devo dire a nessuno, altrimenti morirò. E l'amica, no, le diceva, ma dai, a quelle cose credi? Ma secondo te veramente soltanto perché mi dici qualcosa adesso muori? Sei in salute, sei in perfettissima salute, perché mai dovresti morire? E allora, dopo tanto tempo, no, che quest'ultima insisteva, perché comunque voleva sapere, no, quello che questa sorella le aveva detto, l'altra si decise, disse sì, vabbè, sicuramente non è vero, sono in salute, no? Diceva quella, perché mai dovrei morire, perché mai mi dovrebbe capitare qualcosa. E raccontò tutto a questa amica. Il giorno dopo, questa signora morì. Allora, la signora era in perfettissima salute, non aveva nulla, non arrivò neppure al giorno successivo che morì. Ovviamente l'amica che aveva sentito tutto il racconto da quel momento disse sono stata più volte tentata di raccontare quello che lei mi ha detto però non lo racconterò a nessuno perché so che se lo faccio comunque morirei e quindi si è portata comunque questo segreto nella tomba, non l'ha detto a nessuno. Allora, questo è un fatto realmente accaduto, è un fatto che molti conoscevano in questo paese e vorrei sapere da voi cosa ne pensate. Allora, effettivamente se la sorella è di questa signora, no? È arrivata da lei dopo la sua morte a raccontarle tutto quello che c'è, forse qualcosa c'è. Non si sa cosa, ma qualcosa sicuramente c'è. Questa signora ovviamente ha fatto lo sbaglio di raccontare il tutto a questa sua amica fidata, non fidandosi allo stesso tempo delle parole della sorella, perché la sorella gliel'ha detto, l'aveva detto, non dire niente a nessuno perché altrimenti morirai. E questa qui in perfetta salute non è riuscita neppure ad arrivare al giorno dopo. Semplice coincidenza? A me non sembra. Poi io tra l'altro raga... Innanzitutto fatemi sapere cosa pensate di questa storia, se ne conoscete di simili, se potete raccontarle, comunque fatelo sotto questo video. Io poi tra l'altro sono anche una ragazza che ha avuto parecchie esperienze paranormali che mi hanno portato a credere che in realtà esiste qualcosa. Cioè intorno a noi, qui, tipo lo spazio vuoto, esiste qualcosa. Forse alcuni hanno, diciamo, un cervello stretto, nel senso che, ma nemmeno un cervello stretto, vogliono necessariamente credere che siamo i soli, che non c'è niente a parte noi e tutto quanto, è sbagliato pensare così, è veramente sbagliato e io vi dico, ho avuto tantissime esperienze che mi hanno portato a credere che in realtà esiste qualcosa, che le persone una volta che muoiono in realtà non muoiono veramente, c'è qualcosa che le tiene in vita non qui ma in un'altra dimensione, che poi è la nostra stessa dimensione se ci pensate, perché molte persone sono comunque qui con noi ma noi non le possiamo vedere. E quindi è una cosa molto curiosa che mi incuriosisce. Fatemi sapere se vi interessa comunque sapere, conoscere altre esperienze paranormali che io ho avuto. Se avete qualche domanda fatela sotto questo video e nulla, fatemi sapere quello che ne pensate e io vi do appuntamento alla prossima.